un ragazzino che cammina con una vecchia Super 8 in una piccola città del Tennessee, nella parte più rurale dello stato, famosa per i biscotti, una ferrovia e per i soldati volontari della guerra civile del 1812. Cammina vicino ai binari e riprende alberi, contadini e alcuni cani che giocano. Come ogni buon artista o ogni bambino, è annoiato dalla normalità. Sta per tornare a casa, quando all'improvviso scorge su una collinetta un'auto abbandonata. Si avvicina, è una Buick blu, che potrebbe tranquillamente far parte del set di un tram chiamato Desiderio. È sfasciata da un lato, ma il dettaglio che lo attrae maggiormente è il bagagliaio aperto. Si guarda intorno e ci si infila. Da quella prospettiva ha un modo diverso di vedere la città che prende il nome dalla contea in cui è ubicata, Knoxville. Il ragazzino solleva la telecamera e riprende i contadini, ma frontalmente e di mezzo busto, e realizza senza volerlo il primo trunk shot della sua vita. Il nome del bambino è Quentin Tarantino. Allora, l'attrezzatura c'è tutta? Beh, direi di sì. La telecamera? Certo. Con cosa pensavi di girare? Con una lente di ingrandimento? Allora, cavalletto, obiettivo, katana, microfono, ottimo lavoro. Dai, andiamo a girare sto cazzo di video, su. Andiamo. Kurt Zastupil, musicista californiano di discreto talento e patrigno di Quentin Tarantino, in un afoso pomeriggio del 69, sta provando alcuni accordi a una chitarra di seconda mano che gli ha regalato un suo amico. Ma quel giorno, più suona e meno ne ha voglia, perché non gli riesce nulla. Capita a tutti, o almeno capita a tutti gli artisti. E all'ennesimo sol stonato, fa una perfetta imitazione di J.K. Simmons nella trilogia Spider-Man di Sam Raimi. Questa fa schifo, mega schifo. Abbandona lo strumento e si reca in soggiorno. Quentin, Quentin! Chiama il suo figlioccio, uno perché vuole riempirsi il pomeriggio e due perché vuole fargli una gradita sorpresa, portarlo al cinema. Il nome gliel'ha dato Connie McHugh, la madre, che è un'infermiera, ma l'ha chiamato Quentin in onore di Quinn Tasper, protagonista di Gunsmoke, serie che lei ama tantissimo, perché a casa Tarantino si mastica parecchio cinema e la cosa aiuterà non poco il futuro premio Oscar. Film in cartellone quel giorno, Bambi, Kurt pensa, è un cartone animato Walt Disney, piacerà tantissimo a Quentin. Certo, come no? Il bambino esce dal cinema devastato. Piange copiosamente e si è anche sporcato la camicia nuova che gli ha appena regalato la madre. Alza gli occhi verso il patrigno e siccome la sua vita sarà per sempre scritta da uno sceneggiatore goliardico e anche abbastanza simpatico, esclama: è un po' troppo violento. Ancora non sa che sdoganare la violenza e renderla il suo pane quotidiano sarà il suo mestiere. Perché vedete ragazzi, le cose importanti da ricordare sono i dettagli. Sono i dettagli a rendere una storia incredibile. Questa citazione vi dice niente? Well, this is where the world famous video archives. What? 1984. Il ragazzino è un tantinello cresciuto e dopo aver frequentato le fiere di paese in compagnia del suo nuovo patrigno, fa un salto a Manhattan Beach, non troppo lontano da El Segundo, dove si è da poco trasferito con la madre. Qui, al 1822 di Sepulveda Boulevard, Quentin Tarantino fa il suo ingresso al Video Archives, dove in quel momento è presente un biondo canadese con gli occhiali spessi a fondo di bottiglia, Roger Avary, ne risentiremo parlare. Mentre cammina tra i corridoi e tra le VHS del videonoleggio, Tarantino inizia a sciorinare tutto ciò che sa di cinema, dalla maschera del demonio a Sergio Leone.
e l'espressione dei presenti è la stessa dei partecipanti all'interrogatorio di Sharon Stone in Basic Instinct. Roger Avery a un certo punto lo ferma e, come se fosse il protagonista di un film di Tarantino, gli dice: «Hai una lista di film nelle mutande, vero?» Tarantino non può che rispondere: «Dopo questa battuta puoi tranquillamente essere l'uomo della mia vita. Ne è passata di pellicola da Bambi è troppo violento, ma sono loro due. Due cinefili inseparabili. Due scappati di casa, come li definirà la rivista Rolling Stones, quando nel 1995 ritireranno una statuetta d'oro con le fattezze di uno zio della grandissima Margaret Herrick, zio Oscar appunto. Premio che riceveranno per un film che è un omaggio a tutto il cinema exploitation degli anni 70-80, Pulp Fiction, sceneggiato in gran parte ad Amsterdam, in un locale vicino al vecchio stadio De Mer, adesso Johan Cruyff Arena, con una birra in mano, parecchio fumo passivo nell'aria e soprattutto davanti a un hamburger. Facciamo un passo indietro. Per poter apprezzare il latte, devi bere un sacco di latte rancido, dalla sadica penna di Quentin Tarantino, talmente sadica che strapperà anche un paio di insulti a Spike Lee, ma questa è un'altra storia. Il concetto però è chiaro. Per poter parlare di cinema, devi conoscere il cinema e averne masticato parecchio. E se sai buttare giù anche due righe, soggetto e sceneggiatura vengono da sé. E in quegli anni, lavorare a un videonoleggio vale anche di più di un master a New York. All'Archives, infatti, si fa a gara tra i clienti per farsi consigliare da lui. E siccome lui in queste cose si diverte tantissimo, butta giù anche una lista di film da vedere per forza prima di morire. Ad esempio, al decimo posto abbiamo A Better Tomorrow 2 di John Woo e al 23esimo Blues Brothers. In entrambi i film ricorrono due dettagli molto interessanti: occhiali neri e giacche eleganti neri. Poi abbiamo al 7° posto Au revoir les enfants di Louis Malle, che però, siccome Tarantino parla il francese quasi peggio del sottoscritto e soprattutto ha un problema di dislessia dovuta alla separazione dei genitori che non ha ancora superato del tutto, non riesce a pronunciarlo e immediatamente diventa The Reservoir Film. Al 4° posto abbiamo Straw Dogs di Sam Peckinpah. Unendo i primi due ingredienti, occhiali e giacche, ai titoli degli ultimi due film citati, con un vero e proprio rifacimento all'8° posto della sua classifica, The Killing di Stanley Kubrick, e al 2° posto City on Fire di Ringo Lam, viene fuori Reservoir Dogs. Battesimo di fuoco al New Art Theater, dove 10 anni prima era stato trasmesso Il colpo alla metropolitana, che lui ovviamente aveva visto, di Joseph Sargent, dove, senza manco farlo apposta, i protagonisti si chiamavano Mr. Brown, Mr. Green e Mr. White. Secondo la critica d'élite, il film è una ciofeca, per utilizzare dei termini meno coloriti. Ma poco male. Perché un capolavoro diventi un cult c'è bisogno di almeno un centinaio di stroncature. Vi dice nulla Bohemian Rhapsody dei Queen? Is this the real life? Il film però in home video va benissimo ed è un successo strepitoso. E come può festeggiare un uomo del genere? Ovviamente facendo una maratona di film in compagnia del suo amico. Per quella sera hanno scelto i migliori 3 di Bruce Lee. Ma tra il 2° e il 3° sono costretti a fermarsi perché in una chiesa di fronte un padre battista, un certo padre James Morrison, sta tenendo una predica abbastanza concitata, sta alzando sempre di più la voce verso i suoi fedeli. Loro vorrebbero intimargli di abbassare il volume, ma si fermano. Si fermano e rimangono ad ascoltarlo quando lui comincia a citare un passo della Bibbia che parla di vizi e virtù degli uomini. Un passo che recita pressappoco così: Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi.
Come ogni buon regista, anche Quentin Tarantino ha i suoi marchi di fabbrica. Il trunk shot, e questo è risaputo. Oppure la capacità di mescolare i dialoghi che sentiva all'Archives con quelli dei film che tanto amava. E soprattutto il suo grande amore per il cinema. Ma dopo il successo c'è bisogno del film della vita. E per farlo Tarantino decide di guardare a Oriente, in particolare ai film che venivano trasmessi al Kim Sin Theater, con una certa venerazione per la violenza abbastanza gratuita di Kenji Furasaku, a cui Kill Bill volume 1 è dedicato nella versione distribuita in Giappone. Ma per un film del genere ci vuole una musa ispiratrice e Quentin Tarantino la trova sul set di Pulp Fiction. Facciamo un gioco, il solito gioco da cinefili. Io vado con una citazione e voi indovinate da che film è tratto. Pronti? Partenza? Via! Al mio segnale scatenate l'inferno. Oppure, è in quei 10 centimetri davanti alla faccia, ma io non posso obbligarvi a lottare. O ancora, non si tratta di soldi, si tratta di dare un messaggio. Tutto brucia. Punteggio? Beh, magari lo scrivete nei commenti. Questo stesso gioco lo fanno Quentin Tarantino e Uma Thurman durante le pause delle riprese di Pulp Fiction, seduti a un tavolino. E se Roger Avary era l'uomo della sua vita, beh, Uma Thurman non può che diventare la sua Grace Kelly. Emancipata, grande amante del cinema e soprattutto con i piedi più belli di Hollywood. Infatti sembra che per il proprio compleanno Quentin Tarantino riceva dalle grandi stelle di Hollywood foto dei loro arti inferiori. Oh, beato lui. Però le strade di Uma Thurman e di Quentin Tarantino si dividono perché lei rimane incinta, ma lui vuole solo lei ed è disposto ad aspettarla anche per 30 anni se necessario. Intanto si dedica a due sogni che aveva nel cassetto. Il primo è un rifacimento di un film straordinario di Enzo Castellari, quel maledetto treno blindato, stampato sui cartelloni USA con il titolo The Inglourious Basterds, che grazie a una delle omofonie più interessanti della storia del cinema, Tarantino trasforma in Inglourious Basterds. Bastardi senza gloria, anzi, bastardi senza gloria. Tre Gläser. Un grande omaggio all'Italia. Innanzitutto per la colonna sonora Tarantino vuole Ennio Morricone, che però gli dice di no, perché in quel momento è impegnato con Giuseppe Tornatore per Barià. E siccome Quentin non è molto abituato ai no, cosa fa? Recupera L'Homme sans Femme, che era stata data dal maestro ai fratelli Taviani. Un grande successo. 166 pagine di sceneggiatura che però vedranno la luce solo nel 2009. Il secondo progetto è l'adattamento di un romanzo di Elmore Leonard, Rum Punch, dove la pallidissima e biondissima Jackie Burke diventa Jackie Brown e dove Tarantino mostra tutto il suo fetish per bagagliai e piedi. E infatti nella prima parte del film i piedi di Melanie sono sempre davanti alla camera. Ma ora Uma Thurman è pronta e come recita la tagline del film, il 10 ottobre la ricerca della vendetta avrà inizio. Non solo Uma Thurman, ma un vero e proprio concerto, una jam session di tutti gli attori che Tarantino aveva più amato sulla sponda orientale, come ad esempio Shinichi Chiba nel ruolo di Hattori Hanzo o Gordon Liu in quello di Pai Mei, in un continuo rimando ai dialoghi del cinema B-movie dei film Kung Fu della tradizione di Hong Kong, che lui adorava. Basti pensare al modo in cui rappresenta Bruce Lee in C'era una volta Hollywood, dove giganteggia e decide di omaggiare Polanski, rifacendo Polanski, perché solo Tarantino, ma solo lui davvero, poteva snaturare Charles Manson senza che questo risultasse un'inghiozzia. Tarantino non è solo un regista, no, è un cinefilo, è un nerd come noi che ha realizzato il suo sogno e a un certo punto decide di togliersi un altro grande sfizio. Mescolare la mitologia norrena, che lui adorava tantissimo, tipo l'Anello del Nibelungo,
che tra l'altro ha visto 12 volte in una saletta in compagnia di Christoph Waltz, che non è soltanto un fantastico interprete, ma è anche uno dei suoi attori preferiti. Basti pensare che nella sua classifica di film da vedere prima di morire, al quinto posto c'è Vita per Vitali Zanussi. Con gli spaghetti western, per cui ha una profonda ammirazione e ormai lo sappiamo, è con uno dei casi più abbacinanti della storia degli Stati Uniti d'America, la schiavitù del profondo sud. Ma c'è bisogno di un Siegfriedo. E dopo i provini di Will Smith e Idris Elba, il suo nome diviene quello di Jamie Foxx. Mi piace come muori, giovane. Ma come vi insegneranno i norreni o Stelli nelle saghe di Thor, se il più amato è sempre il protagonista, ovviamente il più figo è sempre il villain. E infatti, per il ruolo di Calvin J. Candy viene scelto Leonardo DiCaprio, più figo di così non si può. Ovviamente stiamo parlando di Django Unchained. Ehi! Tenete i palmi sopra il ripiano del tavolo! Se staccate i palmi da quel ripiano di tartaruga, Mr. Puccio con le due canne mozze ve le scarica addosso! Se Django esplorava il western, arriva sempre un momento per un cinefilo e per un regista di doversi confrontare con il cinema horror. E il titolo scelto da Tarantino è La cosa di John Carpenter. Elementi in comune. Beh, come al solito, Tarantino non le manda molto a dire e disegna le proprie fonti di ispirazione nella dicitura personaggi e interpreti. Ennio Morricone e Kurt Russell, entrambi pietre miliari della cosa e anche del nuovo film di Quentin, The Hateful Eight. Altri elementi in comune. Nessun eroe, solo criminali scelti come protagonisti e soprattutto un ambiente gelido e freddo, fuori e dentro, i personaggi. Ma siccome nei film di Tarantino c'è sempre un pezzo di bel paese, lui estrae dalla sua film parade un altro piccolo gioiello, Il grande silenzio di Sergio Corbucci, che oltre a Tarantino vi consiglio anch'io. Elementi in comune. Ancora Ennio Morricone, ma soprattutto la trama principale ripresa in gran parte nelle battute iniziali, soprattutto in due, gli incipit di entrambe le opere, che sembrano l'uno la risposta dell'altro. State a sentire. Incipit del grande silenzio. La violenza non si combatte da soli. Incipit di The Hateful Eight. C'è posto per un'altra persona? In perfetto stile Tarantino, che come al solito scava nella storia del cinema e nel cuore di chi quella storia l'ama per davvero. Le uniche volte in cui un nero è in salvo è quando l'uomo bianco è disarmato. E questa lettera ha avuto il desiderato effetto di disarmare l'uomo bianco. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. 9 agosto 1969. Al 10.050 di Cielo Drive si consuma uno dei delitti più eclatanti e famosi della storia. Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, insieme ad alcuni suoi amici, vengono brutalmente uccisi da esponenti della famiglia Manson su commissione dello stesso Charles Manson, che voleva punire Terry Melcher, produttore discografico ed ex affittuario della casa, colpevole di aver rifiutato un contratto discografico allo stesso Charles Manson. E lo scenario del celebre Death Pigs, scritto sul muro maestro dell'abitazione con il sangue della Tate, che ai tempi dell'omicidio era incinta di 8 mesi e mezzo. Roman Polanski non era presente perché era in Europa, stava girando Il giorno del delfino. Altro invitato alla festa, Sergio Leone, grande fonte di ispirazione di Tarantino, ma che all'ultimo minuto rifiutò di andare perché si sentiva molto stanco. Fu un caso tremendo per i protagonisti della vicenda e per coloro che giravano attorno ad essa. Ma cosa ne pensarono i vicini? Facile, ci risponde Quentin Tarantino con il suo più grande omaggio al cinema che aveva tanto amato.
C'era una volta, a Hollywood. Inizialmente pensato come un romanzo, la trasposizione in sceneggiatura avvenne con la realizzazione dei due protagonisti. Tarantino partì da Cliff Booth, ispirato inizialmente a Billy Jack, noto attore che partecipò a 4 film di guerra tra il 1967 e il 1977. Mentre per la parte da stuntman si ispirò a Gary Kent, che realmente lavorò allo Spence Ranch nel periodo in cui si trasferì la Manson Family. Sul suo sfondo, una Cadillac. E anche questa è una citazione, ma a se stesso, perché quella è l'auto di Michael Madsen, stesso attore e stessa macchina di Reservoir Dogs. Ancora la Los Angeles del 1969, e non fu facile per la produzione convincere i proprietari dei negozi a rendere le vetrine come quelle di allora. Ma riprese finite, furono gli stessi commercianti a chiedere alla produzione di lasciarle così, potere del vintage. Per il secondo protagonista, Rick Dalton, beh, ovviamente Tarantino strizzò l'occhio agli spaghetti western che tanto adorava. E il nome sulla bocca di tutti era quello di Ty Hardin, che realmente passò dalle serie sui cowboy ai film di Sergio Leone. Aveva davvero una controfigura, autista e migliore amico, e soprattutto aveva un vicino d'eccezione, Roman Polanski, anche se solo durante le riprese di Rosemary's Baby. Gli ingredienti ci sono tutti, ma come disse un celebre regista, solo a Los Angeles, solo a Hollywood, i tuoi sogni possono diventare storia, matematica e lavoro. Frase pronunciata l'8 agosto 1969, il giorno prima del massacro di Cielo Drive. Titoli di coda. I videonoleggi oramai sono quasi spariti del tutto, ma in un caldo pomeriggio d'agosto del 1985 fece il suo ingresso al Video Archives un giapponese sulla quarantina che era alla ricerca di alcuni film per migliorare il suo inglese e la sua cultura cinematografica. Tarantino gli si appioppò addosso come faceva di solito con tutti i clienti e tra un film e l'altro cominciò a parlargli dello stallo alla messicana che lui aveva adorato in Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone e che poi divenne uno dei suoi marchi di fabbrica. Tra le varie citazioni per lo stallo, cominciò a parlargli del primo posto della sua classifica di film da vedere per forza prima di morire. Primo posto poi scalzato da John Woo. Tokyo Drifter. Non appena lo nominò, il giapponese cominciò a piangere a dirotto. Il suo nome? Tetsuya Watari, protagonista di Tokyo Drifter, il film che più di ogni altro ha lanciato lo stallo alla messicana, ovvero la scena dove tre personaggi si tengono contemporaneamente sotto tiro con un'arma da fuoco. Perché vedete ragazzi, le cose importanti da ricordare sono i dettagli a rendere una storia incredibile. Grazie e buona visione a tutti voi. Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted, cui seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro K. Billy.